Porta via Mario Staderini, segretario per 4 anni di Radicali Italiani. Eccoci qua, abbiamo celebrato, diciamo, la breccia dopo lo scorso anno che era saltata a causa referendum, altro, grazie all'associazione Coscioni siamo riusciti a tornare a chiedere qualcosa. Abbiamo chiesto delle libertà civili e io ho voluto anche ricordare, mi hanno dato la possibilità di parlare, che in questi casi, in questi momenti non è mai scontata, e ho voluto ricordare come è però il momento decisivo per noi e anche per Papa Francesco, non perché Papa Francesco debba fare le cose e lui sia senza che noi facciamo niente. Noi abbiamo lottato da anni affinché lo Stato italiano e la Chiesa stessa fossero liberati da quel gioco di potere che è costituito dai miliardi e miliardi di euro che ogni volta i privilegi fiscali questi si pappano e attraverso quelli si comprano il consenso dei politici pronti a baciare la pantofola e si comprano anche il blocco delle leggi sulle libertà civili. Per poter rompere questo muro bisogna andare fino in fondo. Il Papa ha chiacchierato questi anni molto bene e con la sua parola ha fatto una vera e propria missione, la sua parola è diventata una teologia per quanto riguarda la povertà, ma adesso è ora di passare ai fatti. Continuano a incassare 1.200.000.000 di euro ogni anno con l'8 per mille. Considerate che i partiti sono arrivati a prenderne 50 milioni l'anno, stiamo a proporzioni strepitose, continuano a fare business in tutti i fronti e in tutte le situazioni e questo è un problema. Quindi io credo che o il Papa Francesco passerà ai fatti o altrimenti il suo vangelo di parola volerà via come delle piume. E d'altra parte noi italiani dobbiamo lavorare forte sul fronte interno, sapendo che su quello delle libertà civili ancora una volta ci vorranno i casi personali, individuali, perché Renzi mi sembra non abbia proprio voglia alcuna di lavorare su questo, tant'è che ha detto nei 1.000 giorni che le libertà civili verranno alla fine. Grazie a Mario Staderini.